Zoncolan, l'agente del posto, con un pizzico d'orgoglio, la indica come la salita più dura d'Europa. Siamo in Friuli, siamo su una delle salite che veramente fa paura, basta il nome a volte. E il Giro d'Italia lo ha scoperto nel 2003, in quell'anno vinse Gilberto Simoni davanti a Garzelli dopo una bella lotta, ma molti lo ricordano soprattutto per una delle ultime grandi apparizioni di Marco Pantani, che lottò con grinta e determinazione alle spalle dei duellanti di quel Giro d'Italia. È un'immagine che ancora molti degli amanti di Pantani hanno negli occhi. È tornato anche nell'edizione 2007 del Giro d'Italia dal versante di Ovaro, sicuramente il più difficile, il più ostico. Presenta un tratto centrale di circa 5 km, senza tornanti, con pendenze terribili. Davide Cassani racconta all'interno di questo DVD quali sono i rapporti migliori da usare, ma come è facile capire sono i rapporti più agili, quelli che caratterizzano lo scalatore puro. Quello che sa andare di agilità, saltando sempre sui pedali, stando sempre fuori di sella, è una salita che mette alla prova anche i ciclomotori più esperti. La salita più dura del Friuli è certamente una delle più dure in assoluto d'Italia ed Europa. Il Monte Zoncolan può essere confrontato solo con il Mortirolo per l'intensità dello sforzo richiesto e per il carattere proibitivo delle pendenze, sistematicamente sopra il 10% e con tratti, anche non brevi, che sfiorano il 20%. Zoncolan, Zoncolan. Sono circa 20 anni che conosco questo nome, questa montagna. Non è che fossi ignorante io, è che proprio nessuno la conosceva. È una salita senza storia, a differenza dello Stelvio, del Pordoi. Ma quando l'ho scalata per la prima volta mi sono reso conto che la storia non c'entra niente. Ci vogliono le gambe, ci vuole tanta tanta forza per arrivare fino in cima. Io non ho mai affrontato una salita del genere. È stata scoperta dai cicloturisti. Poi, nel giro di pochi anni, è diventata una delle mete più ambite e temute da tutti coloro che hanno una bicicletta da corsa. Me ne parlò Francesco Guidolin, l'allenatore. Quando allenava l'Udinese, qualche volta cercava di salire fin in cima. La prima volta non c'è riuscito perché non aveva i rapporti giusti, ma poi è diventato un suo allenamento quasi abituale. Il Giro d'Italia l'ha scoperta nel 2003, vinse Gilberto Simoni, ma fu affrontata la salita dal versante meno arduo, da Sutrio. Vinse Simoni, che riuscì a battere Garzelli. Pantani, al suo ultimo Giro d'Italia, arrivò quinto. È stata una delle più belle tappe del 2003 da parte del campione romagnolo. Situato nelle Alpi Carniche, il Monte Zoncolan si trova nel complesso montuoso delimitato dal canale di Gorto e dal canale di San Pietro, a poca distanza da Tolmezzo, ed è uno dei poli sciistici più attrezzati del Friuli Venezia Giulia. Sulle sue piste, oltre 22 km di tracciato, vengono spesso disputate gare nazionali e internazionali. L'ambiente intorno alla montagna e nei pressi di Ravascletto, il centro turistico più vicino, è frequentato anche dagli escursionisti per la bellezza degli itinerari e gli splendidi panorami che si godono dalle vette vicine, dalle quali si possono osservare la Carnia, le montagne austriache e le Alpi Giulie, oltre ai più vicini massicci del Monte Crostis e del Monte Arvenis. Per raggiungere il Monte Zoncolan occorre innanzitutto, da qualunque parte si arrivi, prendere l'autostrada A23 che collega Padova e Venezia al Friuli e all'Austria, uscire a Carnia e raggiungere la vicina Tolmezzo. Da lì si imbocca la statale 355 fino a Ovaro se si vuole scalare il versante ovest, oppure la 52 bis fino a Sutrio se si sceglie il versante est. In entrambi i casi ci sono circa 15 km per arrivare all'attacco della salita. Diamo un'occhiata alle caratteristiche dei due versanti. Da Ovaro, la parte più dura, più terribile, la lunghezza della salita è intorno ai 10,5 km, un dislivello di 1200 metri e una pendenza media dell'11,5%. Attenzione,
perché questa pendenza media, seppur alta, non dà l'idea della reale difficoltà. Dal terzo all'ottavo chilometro, questi 6.000 metri hanno una pendenza media del 15%, con delle punte del 20, ma sono tratti molto lunghi. Adesso avete l'idea un po' più chiara di quel che è lo Zoncolan. La parte finale è un pochino più facile, però, come diceva Davide prima, il cuore dello Zoncolan è terribile. Mentre da Sutrio, l'altro versante, la salita è leggermente più lunga, intorno ai 13 km. Il dislivello è analogo, solamente che la pendenza media è leggermente più bassa, intorno al 9%. Anche in questo caso, solamente gli ultimi 2 km sono terribili. Le pendenze sono costantemente intorno al 20%, però solo il finale, solo gli ultimi 2000 metri. Abbiamo scelto per le grandi salite il versante di Ovaro, sicuramente il più impegnativo. Il Giro 2003 è salito da Sutrio, meno proibitivo, comunque arduo. Il Giro del 2007 invece è salito proprio da qua, da Ovaro. Come tutte le salite di questo tipo, lo Zoncolan esige una preparazione adeguata e bisogna stare attenti anche a non eccedere nella parte iniziale per non ritrovarsi in affanno e in difficoltà nella parte di mezzo, che è quella più importante. Bisogna essere consapevoli che la salita è massacrante, quindi avere le gambe pronte a sostenere sforzi lunghi, continui, come quelli che andremo ad affrontare oggi. In pratica non è una salita per tutti. Siete in grado di fare due salite al 10% di 10 km? Allora forse riuscirete ad arrivare in cima allo Zoncolan. Parliamo ora di rapporti. I professionisti hanno montato un 34-28, altri un 36-29. Quindi cosa serve a noi? Io consiglierei un 34-30. È un rapporto che potrebbe venire utile soprattutto nella parte centrale. Io monterò un 36-29, spero che mi basterà. Vediamo ora la VAM. VAM sta per velocità ascensionale media, in pratica i metri di dislivello che un ciclista riesce a superare in un'ora. Prendiamo in considerazione questi tre parametri: 600 per un ciclista escursionista, 900 per un ciclista con una buona preparazione, 1200 invece per un ciclista forte, ben preparato. Dati questi valori, possiamo dire che un ciclista con poco allenamento impiegherà a scalare lo Zoncolan 2 ore abbondanti. Un atleta con una preparazione intermedia, 1:20, 1:30 circa, e un corridore molto preparato ci impiegherà circa 1 ora. Oggi la salita è dura, molto dura. Non è che conosci qualcuno che viene con noi? Uno l'ho trovato, guarda, ho fatto una telefonata ed è stato gentilissimo. È forte, si chiama Ivan Basso, ha già vinto un Giro d'Italia e ha accettato il nostro invito. Io sinceramente spero che abbia preso questo invito in un modo un po' particolare, perché no, ma non riuscirà a star con noi? Ma io credo di... Vabbè, al massimo lo aspettiamo. E se invece... Dici che ci stacca? No, non ci stacca. L'ascesa allo Zoncolan ha inizio da Ovaro, lasciando la statale 355. 500 metri facili per raggiungere la chiesa di Lenzone e poi subito un'impennata, anch'essa di circa 500 metri, che ci porta alla chiesa del Carmine. La strada spiana nuovamente. Si attraversa l'Iaris, si volta a destra
e subito dopo le ultime propaggini del paese ha inizio un tratto lunghissimo e dalle pendenze terribili. Sono 6 chilometri che sembrano non finire mai, con una pendenza media sbalorditiva che si aggira intorno al 15%, molti rettifili senza respiro e pochi e stretti tornanti. L'impegno è davvero massimo. L'istinto è quello di procedere a zigzag per alleggerire una salita impossibile. Occorre, come è facile capire, grande resistenza e grande forza d'animo. E il bosco, nei mesi estivi, garantisce l'ombra. Giunti al chilometro 8, in corrispondenza del bivio per la Malga Pozzoff, la strada si addolcisce. Un chilometro abbondante con una pendenza del 7% circa, dopo ciò che si è passato sembra quasi pianura, che si apre, una volta usciti dal bosco, sulla Val Degano. L'ultimo chilometro è reso particolarmente insidioso da tre brevi gallerie non asfaltate e non illuminate, nelle quali occorre fare molta attenzione. Usciti dall'ultima galleria, ancora quattro duri tornanti portano al passo. Chi è arrivato in cima può godere di un grandioso panorama e soprattutto può dire di aver domato una delle salite più terribili di tutto il ciclismo. Ivan, sei pronto? Pronto. Non c'è bisogno che ve lo presenti, Ivan Basso, no? Conoscete tutti. Massimo anche. Te sei pronto? Io sono pronto, però vorrei ricordarvi che non è il Giro d'Italia questo, Perciò, con calma. Per noi sarà anche peggio del Giro d'Italia. Allora, tu non la conosci questa salita, quindi ascolta i miei consigli. Ok. Va bene? Andiamo. Andiamo. Si parte da una quota iniziale di 520 metri circa sul livello del mare per arrivare fino ai 1700 della vetta. È una salita questa in cui la padrona la fa la pendenza. Si raggiungono anche picchi del 22-20% e per questo è importante equipaggiare la bicicletta all'inizio con dei rapporti adeguati. Tu che rapporti monti oggi? Oggi ho un rapporto un po' anomalo, ho un 39-29, però sicuramente in corsa il rapporto più adatto è un 34-28. 34-28 per le gare? Credo di sì. Davide, l'hai già fatta questa? Sì, l'ho già fatta, quindi so cosa mi aspetta e vi posso garantire che una salita così dura non l'ho mai fatta in vita mia. Intanto sto pedalando con un 23. Ivan, allora, mi dici come hai fatto per migliorare in salita? Ma in salita sono... È sempre andato forte, no? Però io mi ricordo, quando sei passato professionista, tendevi ad andare con dei rapporti troppo duri e quindi una cadenza di pedalata più bassa rispetto ad altri. E sta proprio lì il segreto. Cercare di allenarsi a frequenze più alte... ed è quello che ti aiuta poi a migliorare in salita. Quindi degli allenamenti specifici cercando di alzare la frequenza di pedalata. Sì. E come si fa? Fare salite dei tratti di 20 minuti con cadenze tra 85 e 90 pedalate alternate dei lavori di forza. Ah, quindi agilità, forza. Sì. Agilità, forza. Ma io intanto ho già messo il 26, Io ho un 39, no scusatemi, ho un 36-29 come rapporto più agile. E adesso ho messo il 26. Questa è la parte più facile della salita.
andiamo bene. A parte un pezzo dopo. Ecco, tornando a noi, ci sono degli allenamenti in cui esasperi l'agilità, cioè degli interval training dove vai anche a 100 pedalate al minuto. Dipende dalla pendenza della salita. Per me la cadenza ottimale sono 90 pedalate al minuto. Quindi in una salita, diciamo normale, 7-8%, 90 pedalate è ottimale. E in una salita come questa? Te lo dico tra un po', però è chiaro che questa salita è molto particolare. Unica, quasi. Quindi, secondo me, non è importante tanto badare allo stile, alla cadenza, ma quanto arrivare in cima più veloce possibile per primo. Quanti chilometri fai in un anno? Oltre intorno a 32-35 mila. E un corridore da corsa a tappe come te comincia comunque la preparazione come gli altri a dicembre. Sì, io assolutamente sono un corridore che si allena molto, però come tu ben sai, per acquistare la forma velocemente devi correre o fare degli allenamenti ad intensità elevate. Cosa che tu non fai all'inizio. Cosa che non fai fino a circa un mese dal Giro d'Italia, dove invece cominci a lavorare con degli intervalli più importanti, quindi soglia fuori soglia e nello stesso tempo anche allungando le distanze. Quindi tu per migliorare in salita sei calato di peso, perché è fondamentale. Quanto pesi? Ora il mio peso ottimale è tra i 68 e i 69 kg. E sei alto? 1,83. Però. E sai che non è che mi emoziona stare con te, ho il fiatone per altri motivi. Allora ogni tanto mi manca la parola e tra un po' la perderò completamente. Il tratto è già tosto, perché ecco adesso sta sempre sul 10-11. Tra un po' c'è un tratto di pianura, è l'ultimo. Poi comincia l'inferno. Qual è una settimana tipo? Parlo di un Ivan Basso a 2 mesi dal Giro d'Italia. 2 mesi è ancora un po' troppo lontano, però normalmente sono 3 giorni di lavoro consecutivi, un giorno di recupero, che sono 2 ore e mezza, altri 2 giorni di lavoro e un secondo giorno di recupero settimanale da 1 ora, 1 ora e mezza. Tu fai anche dei lavori dietro moto in salita? Sì, destra. Allora, questo è l'unico tratto pianeggiante. Dopodiché per circa 7-8 km le pendenze rimangono sempre dure, però costanti. Diciamo che quello serve a loro per trovare il ritmo giusto. Qua si riordinano le idee
e poi dal terzo chilometro comincia l'agonia. Diciamo che fa anche dietro motore in salita, ma sicuramente non sono salite di questo tipo, perché... No, assolutamente. Salite con pendenze superiori al 10%, il dietro moto non ha nessun significato, secondo me. Diventa importante lavorare su una pendenza 7-8%, che puoi far girare le gambe ad un'intensità importante. Usando anche un rapporto abbastanza lungo, penso il 53, 19, 17. Signori, comincia, Allora, qui comincia il terzo chilometro. Io metto per adesso il 26. 26 anch'io. Adesso abbiamo 6 chilometri con una pendenza media del 15%. Tu hai su seduto, vero? Ma chiaro, dovrò alzarmi anche qualche volta, però la mia caratteristica e il mio fisico non mi permette di stare tanto in piedi. Tu preferisci le salite un po' meno pendenti o... Ma se sto bene è uguale. Non cambia niente. La salita, c'è due possibilità. Se stai bene, al 6% come al 15%. Se stai male, sono dolori. Io adesso metto il 29, quindi sono già al limite. Cosa dice il tuo cuore, Davide? Il mio cuore dice... dice che sono matto. Potrei mettere la catena sul tubolare. Ivan, sai come vai? Per ora bene. Comunque il peso rimane più o meno nella stessa posizione. Quanti chilometri abbiamo percorso dall'inizio? Meglio che non lo sappia, perché ne abbiamo fatti 3. 3 chilometri. Dunque, fino a questo punto la salita presenta primo chilometro impegnativo, però con pendenze umane. Poi si ha quasi un chilometro di leggerissima discesa, dopodiché si inizia a pedalare su una strada praticamente verticale. Io adesso sto pedalando con un 34-29 e è veramente un macigno. Stavamo parlando, Ivan, della fatica, no? Come la sconfiggi? Pensando che puoi sempre avere un qualcosina in più, no? Che il tuo limite
è sempre un po' più alto e questo ti aiuta a superare i momenti di difficoltà. Mi raccontava Michele Bartoli, che è stato tuo compagno di squadra, che tu hai un qualcosa che pochi hanno, e cioè che quando senti la fatica, quando sei a tutta, riesci comunque ad andare oltre. Come ti ho detto, penso sempre che il mio limite è più avanti, che posso raggiungere il corridore più avanti. Ed è una cosa innata. Credo di sì. Sì. O l'hai o non ce l'hai. Io ti dico che sai che qui siamo al 19%? Lo so, lo sento. Io non ce la faccio più. Rallentiamo. Questa è salita extra. Due salite in una. Ho paura che sia anche più dura del Mortirolo questa. È la salita più dura d'Europa. Stavamo dicendo della fatica, stavamo parlando dei rapporti, ma insegnami o insegna a chi ci vede un bel allenamento che possono fare tutti per superare salite, non dico come questa, ma quasi. Ma io credo che bisogna iniziare prima con degli allenamenti estensivi ad un ritmo lento per creare una base di lavoro, per poi passare ad un'intensità media nella seconda fase. Cosa intendi per... È quell'intensità dove l'atleta sente di essere a metà gas. Quindi per chi non ha una certa sensibilità è meglio usare il cardio. Sì, sono circa 25 battiti sotto la soglia. 25-30 battiti sotto la soglia è la, diciamo, la frequenza ideale per poter portare la tua condizione ad un livello migliore, per poi passare nell'ultima fase a degli allenamenti ad un'intensità più vicina alla soglia e qualche volta nei finali delle salite superarla anche leggermente. Sì, di 4-5 battiti. Tu quanto hai di frequenza massima? Massima sui 195. Soglia? 180-182. Medio? 165. I lavori che rendono sono medio soglia. E fare delle salite a 175 battiti per me è un ottimo lavoro. Fai tanto? Sì, soprattutto in questa fase della stagione per me è importante lavorare a questo tipo di frequenza.
Vedi? Questo andava in salita, eh? Va a Montes. E quanti lavori fai per l'agilità? Faccio delle salite di circa 10 km al 7% con tratti con un rapporto un po' più duro sulle 80 pedalate e tratti un po' più agile sulle 90. Continuamente cambio ritmo. 80-90. È duro i gol. Abbastanza. Tu stai molto attento anche all'alimentazione, vero? Ma il problema per un corridore della mia statura che vuole andare forte in salita, se è oltre i 70 kg diventa complicato. O hai un motore alla Endurain o se hai un motore un po' più piccolo devi cercare di ottenere un peso che ti permetta di mantenere un'ottima potenza, però sicuramente sotto i 70 kg. Anche perché qua anche un grammo lo senti, eh. Infatti c'è stata una mosca che si è appoggiata sulle spalle e mi ha dato fastidio. Potenziamento fai mai? Occhio. Non potevamo fare la cipressa con te. Secondo te, al giro, che velocità salite qui nel pezzo duro? Io credo tra i 10 e i 12 all'ora. Poi dipende. Dipende come, se c'è una fase che tu sai benissimo che un corridore non può fare 45 minuti di salita oltre il limite, no. Diventa impossibile, devi comunque gestire questi 6 km centrali nel migliore dei modi, altrimenti rischi che se ti fermi devi terminarla a piedi. Un bel paio di scarpe da ginnastica. Ci volevano. Io non so te, ma siamo al 20%, eh. Oh, infatti ho preso una buca. È una spinta. Ciao. Dai, vai. Anche a me. Vai. Ehi, grazie. Venti per cento. Prova ad andare su tipo corsa.
Com'è? È dura, dura, ragazzi. Considerando che non siamo neanche a metà. Non dirmi così. Ivan, dimmela. Siamo qui, eh? Se vuoi rallentare, diccelo che noi ti facciamo da gregari oggi. Siamo sempre al 19-20%. È un inferno per me questa salita. C'è poco da dire. Fin qua, ahia, c'è solamente da tenere duro. Sei almeno al medio? Ni. Eh? Ni. Qua sotto? Sì. Ci sono sotto. Sotto zero. Sarò oltre la soglia. Tu, Davide? Cioè, non riesco neanche a far andare il cervello. Si blocca. La strada non è molto ampia. Ivan, cosa mangi prima di una tappa a colazione? Io normalmente mangio un piatto di spaghetti in bianco o riso in bianco con due panini con il miele. Però è molto soggettivo da atleta ad atleta. C'è chi mangia dei cornflakes, chi mangia crostata, chi mangia fette biscottate. E in corsa? In corsa mangio circa 200 km, mangio circa 4 panini, 2 barrette e 3-4 gel. Panini quelli bocconi, no? Bocconcini, sì. Con miele o marmellata. Ora siamo più o meno a metà salita e fin qua sempre pendenze, sempre quasi impossibili, però regolari. Il tratto impegnativo dovrebbe durare ancora circa un 2,5 km, 3. Poi la strada tornerà a concederci meno. A me e a Davide un po' di respiro. E poi si potrà pensare magari alla vetta. Tu, Ivan, quando forse fai... Forse è un po' presto cominciare a pensare alla vetta. Lo so, ma mi piaceva dirlo in questo momento. Tu quando hai tappe o gare con salite particolari come questa, assetti la bici in maniera particolare, con ruote diverse, piuttosto che... Ma normalmente ruote a profilo basso, leggere. Il cognome che hai, cosa vuoi mettere? A crono metto profilo alto. Pedivelle cosa usi? Io uso 175 per bici da strada e 177,5 per la bici da crono. È vero comunque, eh? Qui l'unico modo
mettere un rapporto corto e stare seduti. Non guardare avanti, ma a 3 metri. E concentrarsi. Se i professionisti su questa salita usano un 30, cosa pensi Ivan? Io credo 34-28. Se i professionisti usano 34-28, noi possiamo usare un 34-30. Davide, poi io ho questa filosofia. È meglio avere il 28 e non usarlo che avere il 27 e ti manca il 28. Comunque, perché tanto i rapporti piccoli qui non ti servono. No, qui ti serve dal 25 in su. Quindi Ivan, dimmi, ma tu mi hai detto che hai una soglia di 100? 80, 180, 183. Ecco, in una salita del genere, quando stai bene in corsa, vai oltre? Riesci? Dipende dopo quante tappe è, perché tieni presente che in un grande giro il wattaggio di soglia cresce o rimane uguale in un grande giro. Vuol dire che uno migliora, no? Sì, migliora nel corso delle... Le frequenze si abbassano? Si abbassano. È difficile che uno possa avere la stessa escursione cardiaca la prima settimana come l'ultima. Vuol dire che nella prima salita del giro riesci ad andare anche a 185, 187. Esattamente. Nell'ultima settimana 178, 180. Con una potenza migliore. Migliore o identica o uguale. Qual è la cosa migliore per recuperare da un giorno all'altro? L'alimentarsi bene e il dormire. Sì, eh? Sì. Quante ore dormi? Dormo 8-9 ore. E soprattutto un segreto è non stare mai in piedi. Sempre o in bici o sdraiato o a tavola. Io cammino e sto veramente poco tempo in piedi. Perché anche quei 10 minuti in più seduto sono... Sai che io ho corso con Visentini e Roche, Stefan Roche, che ha vinto Giro e Tour e Mondiali nell'87, era impressionante. Appena arrivava in albergo si buttava a letto con la luce scura, luce spenta, uh-huh. E stava lì anche 1 ore e mezzo, 2. Prima di cena massaggi, cena e di nuovo a letto. A me capita a volte, Davide, quando la tappa finisce presto e non c'è il trasferimento, quindi l'albergo è vicino all'arrivo, mi capita di andare in camera, ti metti a letto e ti addormenti, magari anche solo per mezz'ora. Ti sembra di esserti svegliato alla mattina. Cioè 30 minuti di riposo dopo la tappa sono veramente qualcosa di incredibile per il recupero dell'atleta. Queste sono le reazioni di un uomo da corsa tappe. Io ho fatto 12 giri, 9 tour, subito dopo la tappa, quando l'albergo era vicino, andavo a letto tante volte, ancora vestito da corridore, mi svegliavo e mi chiedevo dove sono. C'è stato una volta quando si arrivava al Sestriere, la famosa tappa di Chiappucci
No, del 92. Ti giuro, ho fatto la doccia vestito. Oh, ragazzi, qua spiano un pochino, eh. Sì. Non farti illusioni. 9%. 9% sembra quasi... Sembra il Poggio. Mancano ancora 4 chilometri. Ma invece, a proposito di Poggio, tra le gare di un giorno, qual è quella che preferisci o comunque quella che ti si addice? Lo dico io! Di più? La Liegi! Che mi si addice, però che mi piace di più è il Giro di Lombardia. L'unico problema è che le stagioni impostate sul Giro e sul Tour è veramente difficile essere vincente anche nel mese di ottobre. E invece in quel frangente, tipo dal Giro al Tour, come programmi i tuoi allenamenti? Ti alleni tanto. Quindi non recuperi? No, non te lo puoi permettere. Quali pendenze dopo circa 5 km sono sempre ostinate però? No, ne abbiamo già fatti 6. 6? Però spianano giusto un attimo, si sente, eh? Massimo! Sì? Cosa avevi detto? Stavo chiedendo come... No, della pendenza! Ah, sì! Stavo dicendo giusto a lui, a Davide. Ho appena detto che le pendenze spianano. Siamo solo al 20 qua. Ivan, se hai bisogno dicelo, eh. Ivan, dimmela. Ma mettiti nei miei panni. Cioè, in un ciclo amatore che vuole fare questa salita. Quanti chilometri e come deve farli? Ma sai, secondo me deve avere il rapporto più agile possibile. 34-30 va bene. Sì. In modo che ha tutte le possibilità che vuole per aggiustare il rapporto e quindi cercare di non di prendere un passo, da avere sempre quel minimo di riserva. Sì, perché se vai oltre un certo limite su una salita del genere diventa veramente complicato poi ricominciarla piano, trovare il ritmo giusto, prendere la velocità. Ora ci si mette anche la colla. Davide, bisogna essere in grado di fare due salite da 10 km al 9-10%. Se uno riesce a farle, potrebbe azzardare lo zoncolan, no? Ma come ho detto, con un rapporto adeguato e comunque la capacità di controllare i propri limiti, perché se sbagli a dosare il gas su una salita così, metti il piede a terra. Io per dirti, 36-29 per me è un pelo duro. Se avessi il 30 sarebbe meglio. Cioè, infatti anche per me, vedi, questa è quella velocità che mi permette
di arrivare fino in cima. Tu quanti watt fai al massimo in una salita lunga? Di media 400? Lunga quanto tempo? 40 minuti. 4,30 sui 400. Sai Davide, c'è anche, si parla tanto di test, di tempi, di, bisogna tenere presente una cosa. Tu hai corso in bici tanti anni e sai benissimo che fare un'ora di riscaldamento è un test. Hai un ottimo tempo, hai un'ottima VAM, hai tanti watt, tutto va bene. Fare una salita dopo 4, 5 ore, 6 ore cambia tutto. Cambia tutto. E è proprio lì che conta il wattaggio. Non conta fare 450 watt dopo un'ora. Sì, perché ci sono quelli che fare una salita secca sono fenomeni, farne quattro un po' meno. Ed è per questo che consiglio sempre a chi fa il gran fondo di usare un cardio, saperlo leggere, perché chi fa la prima salita tutta poi non va più avanti, no? Certo. Bisogna quasi quasi non fare neanche fatica nella prima. Mi sono messo dietro Smart per un'ora e mezza su un circuito che io faccio normalmente le prove a cronometro. Ivan, dimmi, rispetto al Mortirolo, sì, cosa mi dici dello Zoncolan? Ma guarda, l'impressione che ho, chiaramente, ha questa parte centrale di 6 km veramente durissima. Al 7° chilometro si torna al mondo. Metto anche il 26. 26. Allora, rispetto al Mortirolo. Rispetto al Mortirolo, come dicevo, ha più cambi di pendenza il Mortirolo, però nel complesso mi sembra meno duro. Questa salita ha questi 6 km centrali che sono veramente infernali. Però, sai, non fanno paura le pendenze, no? Quello che tu non ami è il cambio di ritmo in una salita, vero? Il cambio di pendenza è... Aspetta che rimetto il 29, eh? Vai. Cioè, il problema è semplice, un corridore di 70 kg, per spostare 70 kg dal 8% al 20% ha un consumo maggiore. Un corridore di 60 kg. Sì. Su una salita così, dove non devi mai rilanciare, perché è costantemente... Il ritmo è quello dall'inizio alla fine, via. È una salita che mi trovo a mio agio. Dopo che vada forte o no, dipende da altre cose, dalla condizione, da tutto. Ma la cosa più importante per me è che la salita più regolare è, meglio è. Però convieni con me che è più duro del Mortirolo questo. Sì, sì, sì. Sono due salite diverse. In un giro d'Italia, secondo te, qui ci saranno grandi differenze tra voi, corridori di alta classifica? Ma è una salita che fai poca velocità, quindi a meno che uno non abbia una grande crisi con velocità basse,
non ci sono dei distacchi enormi, però è chiaro che un paio di minuti fanno presto a volare, eh? Sicuramente. 2 minuti sono, quanti sono? 400, 500 metri. Quanto abbiamo fatto, Davide? 7,5 km circa. E mancano circa 3. Sì, ma quelli più facili. Meno di 1 km duro. Poi hai meno 2, diventa più facile. Dunque, per fare il punto della situazione, si arriva fino al 7° km con pendenze veramente quasi impossibili. Una volta giunti al 7° km si hanno 300 metri, quelli di prima, dove la strada spiana e veramente si recupera. Dopodiché parte un altro chilometro molto duro, però ormai siamo quasi alla fine e i tratti importanti li abbiamo già percorsi. Qua la cadenza è quella che è, eh? Sono 50 minuti, un'ora interminabile. Dovremmo essere alla fine del muro. Ne mancano 2, quindi. Sì. Una salita che io l'ho affrontata per la maggior parte della sua lunghezza con il 29. È pressoché necessario qua. Tu, Davide? Idem? Sì. Mancano 2 km adesso, che sono quelli meno impegnativi. Ventisei lo metto anch'io adesso. Ti piace di più una crono o una risalita? Ma 2 anni fa ti avrei disposto salita, però 23 negli ultimi anni sono migliorato molto a cronometro. In questo momento mi piacciono tutte e due. Con la bici a crono ti alleni una volta a settimana? No, in questi momenti di più. Ah, di più? Un giorno con tutto l'allenamento e poi le altre 2 o 3 volte solo l'ultima ora e mezza. Capita mai che ti alleni 2 volte al giorno? Sì. Quindi fai 2 semi allenamenti, un allenamento pesante e scarico nel pomeriggio. No, faccio allenamento al mattino, allenamento al pomeriggio. 3 ore, 3 ore.
Qui sembra pianura e siamo al 6%, ma rispetto al 20. Tra un po' ci saranno le gallerie, eh? All'ultimo chilometro comincia la prima. Quindi tra un 500-600 metri. Eh? 500 metri, poi incontriamo le gallerie. Meno. 21. 21-19. Qui è proprio pianura, eh? Ivano, ma in una tappa con comprendente questa salita, una salita di questo tipo, quanto è importante avere al fianco un compagno, un gregario? In questa salita non è importante, perché è una pendenza talmente elevata 23. È una pendenza talmente elevata che 26. La scia non serve. Hai mai fatto una salita più dura di questa? No. No, eh? Il Pordoi rispetto a questa? Sono due salite diverse. Qui c'è questo tratto di 6 chilometri veramente senza respiro. Adesso c'è questo strappo, ma siamo all'ultimo chilometro, c'è la galleria, la prima delle tre. Qui, Ivan, ci sarà l'ultimo chilometro. Qui le pendenze sono sul 4%, 5%. Adesso c'è l'ultima. Quanto è? 1200 metri di dislivello? Sì. Però adesso sono gli ultimi 500-600 metri al 10%. La passeggiata è fatta ormai, dai. Ivan, eccomi. Dai, dammi un giudizio. È durissima. È, come ho detto, è una salita che va affrontata con grande regolarità, altrimenti rischi di fermarti sul posto. È un'impresa arrivare in cima. Non per voi, Anche per noi, anche per noi. Vedi, lassù c'è la vetta, Due tornanti, tre. Ed è fatta. Ti sei annoiato? Assolutamente no. Ma qua
Secondo voi montare le ruote del 26 non può essere utile? Ma no. Dunque, siamo arrivati in cima dopo circa 50 minuti di scalata, forse qualcosina in più, e nulla da dire se non che se si vuole affrontare lo Zoncolan è necessario avere in tasca un po' di scarpe da tennis, perché tante volte si è sul punto di scendere dalla bici. Ci vogliono rapporti molto molto agili, bisogna essere preparati. È una salita dove non si inventa nulla, è la più lunga, è la più dura d'Europa, scusate. Bisogna cominciarla con molta cautela e cercare di trovare quel ritmo che ti consente di arrivare fino in cima. Arrivare fin quassù senza mettere i piedi a terra è un'impresa per tutti coloro che non sono professionisti. L'importante è anche prendere il proprio passo e alzarsi, secondo me, sui pedali il meno possibile. Ed è per questo che ci vogliono rapporti agili, un 34-30, secondo me. 34-30. Meglio averlo. Meglio averlo e non usarlo che cercarlo e non averlo. Io con il 36-29 in alcuni tratti, soprattutto all'inizio del tratto duro, del muro, mi sono trovato un po' in difficoltà. Dopo sono riuscito comunque a trovare un ritmo che mi ha permesso comunque di arrivare fino in cima. Comunque, facendo una breve panoramica della salita, possiamo dire che si parte subito, le pendenze per il primo chilometro sono impegnative sì, ma non esasperate, si sta intorno al 10-12%, poi abbiamo un chilometro circa di leggera discesa di falso piano, dopodiché 6 chilometri e mezzo di estrema fatica. Poi si trova un tratto di 500 metri dove si prende fiato, ancora pendenze che stanno sul 10-12% fino qua in cima, dopodiché è fatta. Sono felice di averla fatta. Sono felice di essere arrivato in cima senza patologie, quindi. Ciao.
Vediamo ora la VAM. VAM sta per valore ascensionale medio. Velocità ascensionale media, la quindicesima stagione. No, ma non... Riuscirà a star con noi? Ma io credo di... Vabbè, al massimo lo aspettiamo. Siamo al 20%, eh. Oh, infatti, ho preso una buca. No, non ci stacca. Ivan è buono. E scatta Simoni! Scatta Simoni! 22 maggio 2003, dodicesima tappa del Giro d'Italia, San Donà di Piave, Monte Zoncolan di 188 km. Per la prima volta il Giro d'Italia affronta lo Zoncolan, salita della regione Friuli. Alla partenza da San Donà di Piave, la classifica generale era la seguente: Simoni in maglia rosa, con 2 secondi di vantaggio su Garzelli, terzo a 56 secondi Andrea Noè. E adesso imprime il forcing Gilberto Simoni, che ha già vinto il Giro d'Italia nel 2001. Alla sua ruota Casagrande, toscano della Lampre, poi Jaroslav Popovic, che è stato campione del mondo tra gli under 23 a Lisbona nel 2001, Michele Scarponi, Stefano Garzelli e anche Marco Pantani. Si è staccato anche Tocnik. Marco Pantani vuole risorgere proprio sulla salita del Monte Zoncolan. Forcing da parte di Gilberto Simoni, che nel 1993 ha vinto il Giro d'Italia Baby, e a resistergli è Casagrande. Sembra perdere posizioni Vladimir Belli, bergamasco della Valle Brembana. Passa al terzo posto Stefano Garzelli, vincitore del Giro d'Italia nel 2000, mentre Scarponi, marchigiano di Cantalupo di Filottrano, si mantiene nella scia del pirata di Cesenatico Marco Pantani. 2400 metri alla conclusione, scatta ancora Simoni, si alza sui pedali. Quasi tutti i corridori adottano il 27 come rapporto più agile, per lo più con la moltiplica da 39 denti, ma sappiamo che qualcuno ha montato anche la guarnitura con 3 moltipliche, naturalmente un particolare da mountain bike. Alcuni stanno gareggiando utilizzando la moltiplica da 36 denti. Questo tratto è meno ripido e consente a Simoni di pedalare seduto in sella. Il giorno prima, nell'11ª tappa da Faenza a San Donà di Piave di 226 km, volata sotto la pioggia, primo McEwen, secondo Petacchi, purtroppo è caduto Cipollini unitamente a Galvez, e così Cipollini non ha preso il via nella San Donà di Piave Monte Zoncolan. Cipollini, campione del mondo in carica. Tuttavia è grande lo spettacolo che offre un altro campione, Gilberto Simoni, da Palù di Giovo. Aveva vinto il Giro del Friuli Venezia Giulia tra i dilettanti del 1993, adesso prova a vincere in Friuli la tappa del Monte Zoncolan. Simoni è scatenato, cerca di resistergli Garzelli, che al Giro 2003 ha già vinto 2 tappe, tra le quali quella con arrivo al Terminillo, e rinviene fortemente su Garzelli e Casagrande anche Marco Pantani, il dominatore del Giro d'Italia 98, vincitore del Tour de France nel 1998. Vuole riemergere Marco Pantani, ci sono tanti romagnoli sulla salita del Monte Zoncolan, è stato il conte Enzo Cainero a volere l'arrivo di tappa allo Zoncolan. Cainero, che è anche l'organizzatore della settimana tricolore in Friuli Venezia Giulia del 2000 e delle Universiadi di Tarvisio. Gilberto Simoni, letteralmente scatenato al comando, gareggia nella Saeco, è diretto da Giuseppe Martinelli, a Claudio Corti in qualità di team manager. Casagrande pedala seduto, mentre Pantani si alza spesso sui pedali e tiene il manubrio nella parte inferiore. Anche Saronni certe volte pedalava così in salita. Ricordiamo Saronni con questo stile nella tappa cronometro da Rimini San Marino del Giro d'Italia del 1979. La strada è ripida verso l'arrivo in quota al Monte Zoncolan, il monte di chi scia, ma è anche il monte di chi pedala. Davanti c'è Gilberto Simoni, che ha sposato la nipote di Francesco Moser. Normalmente Moser odiava le salite ripide, mentre invece Simoni ama lo Zoncolan e tutte le salite ripide che vengono inserite nel Giro d'Italia. Eccolo, incitato dal suo direttore sportivo Beppe Martinelli. Sa che l'occasione è propizia per distanziare il pericoloso avversario in classifica generale Garzelli, che è della provincia di Varese come Ganna, primo vincitore del Giro d'Italia nel 1909, è della provincia di Varese come Binda, primo vincitore del campionato del mondo nel 1927. Al comando,
con una dozzina di secondi di vantaggio. Gilberto Simoni lo stanno inseguendo. Casagrande, poi ci sono Pantani, Garzelli, Jaroslav Popovic, e in questa fase Pantani e Garzelli hanno staccato Francesco Casagrande, atleta nato nel 1970 a Firenze, vincitore del Giro d'Italia Baby nel 1991, proprio davanti al pirata Marco Pantani. La regia ci propone la grafica con il piazzamento di Pantani in classifica generale, è 14esimo. Probabilmente il pirata di Cesenatico si aspettava di più. È bravo comunque in questa tappa che ha preso il via da San Donà di Piave, la città in cui abita Moreno Argentin, vincitore del campionato del mondo degli stradisti del 1986. Sembra imprendibile in questa fase Gilberto Simoni. Aumenta anche il pubblico che adesso sta incitando Stefano Garzelli. Da notare che sono stati compagni di squadra Garzelli e Pantani alla Mercatone 1 tra il 1997 e il 2000. L'anno 2000 è quello in cui Garzelli ha trionfato nella tappa di Prato Nevoso e in classifica finale al Giro d'Italia, spodestando nella penultima giornata Francesco Casagrande. Ma ora concentriamoci nuovamente sulla tappa con arrivo allo Zoncolan del Giro d'Italia del 2003. 22 secondi ritardo di Garzelli e Pantani, ed ecco il triangolo rosso, la Flamme Rouge, dernier kilometre, un chilometro alla conclusione di questa temuta tappa di 188 chilometri. Adesso pedala con le mani appoggiate sulla parte alta del manubrio Garzelli, davanti c'è Simoni. Garzelli e Pantani inseguono, Simoni procede d'agilità, Simoni che via radio è guidato dal direttore sportivo Martinelli, s'alza ancora sui pedali, il pirata Marco Pantani si alza sui pedali come quando scattò sul Galibier al Tour de France del 1998, staccando di ruota l'allora maglia gialla Jan Ullrich. Ecco Marco Pantani, si assomigliano molto nella pettinatura, Pantani e Garzelli, il varesino gareggia nella Caldirola. Pantani è rimasto fedele al marchio della Mercatone 1, davanti c'è la maglia rosso fuoco della Saeco. Per quanto riguarda i colori sociali, in realtà la maglia è rosa, e è il leader della classifica generale Simoni che sta dominando questa tappa, vuole mettere un altro tassello importante nella vittoria, un altro tassello importante per quanto riguarda il vantaggio in classifica generale finale. Una piccola parentesi, Simoni vincerà questo Giro d'Italia con un vantaggio di 7 primi e 6 secondi su Garzelli, terzo Popovic a 7 minuti e 17 secondi. Torniamo alla corsa, torniamo a Simoni che deve distanziare ulteriormente Garzelli, deve distanziare ulteriormente Pantani che è spinto soprattutto dall'orgoglio. Sì amici, ci sono ancora, non sono il Pantani del Galibier, non sono nemmeno il Pantani del Plan Montecampione del Giro d'Italia 1998, ma sono il Pantani che piace a voi, sembra dire in cuor suo il pirata. E adesso in seconda posizione c'è Stefano Garzelli, atleta nato nel luglio del 1973, poi al quarto posto Jaroslav Popovic, pupillo di Ernesto Colnago, e Casagrande, voluto da Saronni nella Lampre per puntare alla vittoria finale al Giro d'Italia. La pendenza supera il 20%, lo sforzo è notevolissimo, Pantani è in leggera difficoltà, si alza sui pedali, torna nuovamente nella scia di Garzelli, ma davanti a tutti, sì, come un'aquila, come un airone, come un personaggio che avrebbe esaltato gli scritti di Orio Vergani, di Bruno Raschi, di tanti altri cantori del ciclismo, ormai a poche centinaia di metri dalla conclusione, a 600 per la precisione, c'è Gilberto Simoni. È già arrivato primo in classifica generale al Giro d'Italia nel 2001. Per circostanze rocambolesche è stato tolto dalla competizione rosa nel 2002. Vuole rifarsi Gilberto Simoni, gareggia con il dorsale numero 151 alla maglia rosa. Il Giro d'Italia è nato nel 1909, ma la prima maglia rosa venne assegnata nel 1931 al termine della tappa Milano-Mantova, vinta dalla locomotiva umana Learco Guerra. La pendenza è notevole, signori, in questo tratto ci vuole il 27, in questo tratto l'andatura non raggiunge i 10 km orari. Garzelli spinge con la gialla maglia della Caldirola, gareggia le dipendenze di Maggioni, gareggia le dipendenze di Amadio. Garzelli bravo anche nelle competizioni in linea, Garzelli vincitore del Tour de Suisse nel 1998 quando era coequipiedi Pantani. Garzelli stacca Pantani, il pirata in difficoltà, pochi metri ancora per Gilberto Simoni, ha la possibilità di incrementare il vantaggio in classifica generale.
Pochi metri ancora per Gilberto Simoni, vincitore nella carriera professionistica anche del Giro dell'Appennino, vincitore di altre importanti competizioni nella Saeco. A fargli da gregario c'è anche Damiano Cunego in questo Giro d'Italia del 2003. Si alza sui pedali, Simoni, mani appoggiate alle leve, un po' come faceva Gianni Motta quando scattava. Pochi metri ancora per la maglia rosa, l'alfiere Saeco, Gilberto Simoni, e alle sue spalle adesso c'è Pantani che sta perdendo posizioni nel tratto più ripido. Da parte di Enzo Cainero c'è stato un grande lavoro, tratto supplementare asfaltato, vince la tappa Gilberto Simoni, vince Simoni in cima allo Zoncolan e c'è la lotta per la conquista della seconda posizione. Giunge secondo Garzelli a 34 secondi, attenzione al fiorentino Casagrande, è terzo a 39 secondi. Popovic supera Pantani, Popovic è quarto, Pantani è quinto. Grande Giro d'Italia, grande montagna, lo Zoncolan, da paura.